che se di origini bielorusse, Valeri Yanki, che è di 7 cm più alto. Io Guardingo, come era prevedibile, prova ad entrare Sarrizzu col diretto destro, senza però la giusta misura. Col sinistro cerca di entrare al corpo Yanki, provato anche a caricare con il destro, andando però anche lui fuori misura. Colpi ancora di assaggio, mettere fuori il diretto destro Yanki. Sarrizzu non si fa sorprendere. Già andato intanto il primo minuto. Il diretto destro tocca Yanki, va invece a vuoto nel tentativo di replicare su immediatamente Sarrizzu. Di un primo round non è ancora detto praticamente nulla, cerca di farsi vedere, di lavorare un po' di più col diretto destro Yanki, sta molto sulle sue Sarrizzu. Vuoto col tante sinistro Yanki, non arriva col diretto sinistro Sarrizzu. Metà strada anche del primo tentativo a due mani del 37enne sardo. Gancio e diretto prova a portare senza però entrare tutto Yanki. A secco prova col gancio sinistro Yanki, però ancora molto coperto Sarrizzu. Cerca di venire fuori, peccato, appena corto questo sinistro veloce di Sarrizzu. Cerca di arrivare anche con il destro al corpo. Prova col gancio sinistro. Poi però la replica tentata con due o tre colpi da Yanki, una ripresa di sostanziale stallo nella quale mi risulta davvero difficile trovare uno dei due che abbia fatto meglio. Sentiamo subito Franco Cherchi all'angolo di Sarrizzu. Questo round deve fare di più, capito? Va bene, non serviva per proprio scioglierti, capito? Hai visto com'è, come non è, capito? Ogni tanto può partire con quei colpi forti, capito? Ma devi essere tu a comandare, devi comandare. Franco Cherchi chiede giustamente a Sarrizzu di provare, insomma, a prendere lui il controllo del match, anche comunque accontentandosi di quanto accaduto nella prima ripresa, nella quale insomma Sarrizzu aveva forse anche bisogno di sciogliersi sia fisicamente insomma che anche psicologicamente. Tante volte il fattore campo è solo in apparenza insomma un vantaggio. Seconda ripresa che inizia in questo istante, come se si ripartisse insomma da zero dopo un primo round di stallo, di totale o quasi studio. Un po' più aggressivo in avvio di seconda ripresa Yanki. Cerca di lavorare anche là sotto col diretto destro, cercando di accorciare di più, di essere insomma un po' più aggressivo. Sarrizzu cerca di incontrare con il destro, poi esce per ultimo con il gancio destro a però Yanki. E tiene sempre bene fuori questo diretto destro, fa buona azione di sbarramento con questo diretto Yanki. Fatica poi Sarrizzu ad avanzare, a provare ad appoggiarsi, a avvicinarsi, a scaricare lui il suo destro.
E lo prende col montante destro, e poi Yankee riesce forse anche a doppiare. Crocia col destro, ma va fuori misura Sarrizzo. Siamo già appena oltre la metà della ripresa numero 2. Sventola improvvisa va andata fuori misura con il destro da parte degli Yankee. Prova però ancora a riproporsi con un altro sinistro. Un po' più attivo in questa ripresa sin qui Yankee. Sta cercando ancora di riaccorciare Sarrizzo, ma fastidioso questo destro di sbarramento fin qui ben utilizzato da Yankee. A segno col gancio sinistro, non riesce a replicare invece Sarrizzo, ancora tocca col diretto destro Yankee. E per il momento Sarrizzo ha ancora altro sinistro che entra, rischia ancora sull'ennesimo sinistro di Yankee. Sarrizzo all'improvviso ancora con il mancino, il 37enne spagnolo, e fatica a trovarlo sin qui Sarrizzo. Entra ancora un attimo prima Sarrizzo col sinistro Yankee, poi finalmente anche il preciso diretto destro da parte di Sarrizzo. Ancora Yankee parzialmente avversario, anche se aveva un po' parato col guantone Sarrizzo. Questa può essere una ripresa anche assegnabile allo spagnolo Yankee. Ancora l'angolo di Sarrizzo. Devi proprio farlo quasi stancare, perché se no continua a fare quel lavoretto lì, capito? Forza Andrea, convinzione e occhio, che ti mette subito i colpi in velocità. E si chiede convinzione, giustamente il maestro Cherchi ad un Andrea Sarrizzo, che ripete ancora, stenta un po' a trovare la giusta misura. Giusto, diciamo, ecco, di buono c'è stato questo diretto destro perfettamente andato a bersaglio nella parte finale del round dal quale ripartire. Terza ripresa che inizia in questo istante a Tortoli, in palio il vacante titolo europeo dei pesi mosca. Più tranquillo l'avvio anche rispetto al secondo round, si era appoggiato col diretto, aveva provato ancora con il gancio sinistro. Il montante destro, questo a segno per Yankee. Ancora serie di tre colpi, sta però senza grande misura. Il destro riesce a scardinare adesso un po' la guardia dell'avversario, probabilmente anche Sarrizzo. Lecce che sembra cominciare adesso a salire di tono e di ritmo. Rientra per primo forse Sarrizzo, sta salendo adesso, ripeto, un pochino il ritmo. Soprattutto sembra essersi un po' sbloccato Sarrizzo. Si è costretto dal divario in termini di centimetri Sarrizzo a cercare sempre di accorciare, star benissimo la media e la lunga distanza a Yankee. Con il sinistro tocca sulla fronte Yankee Sarrizzo. Ancora Sarrizzo a due mani, buono in particolare l'ultimo destro. Sta prendendo coraggio Sarrizzo, ci riprova col destro, stavolta appena fuori misura. E il sinistro in uscita portato da Yankee, poi montante destro, e cerca di doppiare anche col gancio sinistro
e se non ci riesce Sarrizzo. Diretto sinistro al corpo ora di Yankee, lo Sarrizzo è finalmente più vicino all'avversario e schiva il sinistro, cerca di venire avanti ancora due mani, il buon lavoro però sul tronco di Yankee, destro di Sarrizzo subito il sinistro di Yankee in replica. Ultime fasi del round, diretto destro appena fuori misura, ora cercato da Sarrizzo il gancio sinistro che era invece entrato, cerca anche di doppiare con il montante destro, più centrato in questo terzo round Sarrizzo rispetto alla ripresa numero 2, non è riuscito a fare la stessa opera, potrebbe invece essersi aggiudicato la terza, nella quale tra le pieghe del round è stato complessivamente insomma più aggressivo rispetto agli Yankee. Piccoli passi avanza Sarrizzo, si trova però anche troppo vicino all'avversario. Muove il diretto destro, il sinistro al corpo di Sarrizzo. Adesso è Yankee che lo fa un po' muovere, che gli gira un po' intorno, un po' da una parte, un po' dall'altra. Vuoto Yankee, prima col sinistro e poi col destro. Pazienza, cerca di fare il suo momento Sarrizzo. Mosso questo sinistro ma era chiuso con la guardia Yankee. È troppo lontano adesso però Sarrizzo. Incrocio di sinistri senza risultati. Yankee cerca di proporsi col sinistro prima al corpo e quindi al volto. Para col guantone Sarrizzo. Il sinistro, questo bene a bersaglio per Yankee. Stiamo per entrare nel terzo e ultimo minuto del quarto round. Il diretto destro appoggiato da Yankee. Comunque riottenuto in questa ripresa per lunghi tratti la distanza che vuole. Un pochino faticato ad accorciare Sarrizzo e ancora troppo lontano e va fuori misura. Il gancio sinistro ancora tocca parzialmente per Yankee. A tenerlo a bada col diretto destro, qui insomma anche un pochino oltre il regolamento, si chiude subito a riccio Yankee, ultimi rintocchi, a vuoto Sarrizzo, a vuoto anche Yankee, altro diretto destro che si ferma a metà strada, poi riesce a toccare proprio anticipando il suono del gongo con un gancio sinistro Sarrizzo. Prestalo, continua a fare il suo lavoro, va bene. Sentiamolo ancora l'angolo di Franco Cherchi, un match sicuramente non facile, ma questo si sapeva per Andrea Sarrizzo. Ma tienilo sempre sotto pressione, vicino devi stare, forza. Forza, convinzione, solamente convinzione, devi essere forte, forte mentalmente. Gli attributi Andrea, gli attributi. Forza. Attaccato. Allora muovi le mani. Si parla, sentite anche la voce di Salvatore Cherchi, in effetti deve far di tutto per rimanergli il più aggrappato possibile a Andrea Sarrizzo. Il match è ancora molto molto lungo, però ha iniziato discretamente Yankee, se può esibire, mettere fuori il diretto destro per fare sbarramento
si complica la vita per Sarrizzo, che deve spendere molto per cercare di accorciare in tutti i modi, oppure buttarsi da molto lontano rischiando di esporsi in quel modo ai colpi dell'avversario. E eccolo il diretto destro di Yankee, accompagna anche ora col gancio sinistro, cerca di pizzicare anche col montante. Destro a secco, ma servizio sul guantone di Yankee. E continua a rivelarsi uno difficile, insomma, da prendere. Yankee che muove bene anche la cintura, lavora bene sul tronco. Buona agilità. Il sinistro ancora isolato e di nuovo sul guantone di Yankee provato da Sarrizzu, sbraccia qui con il destro Sarrizzu, e il diretto sinistro perfettamente a segno per Yankee, anche ben caricato all'assalto Sarrizzu, ma si rintana lungo le corde Yankee, poi va lui col diretto destro e quindi anche con il gancio sinistro. Quasi nell'ultimo minuto del quinto round. Ha provato ancora a muovere il montante sinistro Yankee. Sarrizzu di nuovo molto lontano e in difficoltà nell'andare a bersaglio. Qui finalmente bene col gancio sinistro sopra il destro di Yankee. Poi subito però la reazione di Yankee con un paio di diretti. Anche il gancio sinistro, non c'è altra soluzione però per Sarrizzu, deve continuare a pressare il destro preciso di Yankee, invece a vuoto Sarrizzu, però tocca adesso con un destro dalla media distanza anche il pugile sardo, accorciare, far stancare anche Yankee e augurarsi, insomma, magari abbia un calo con il passare delle riprese. A due mani Sarrizzu ha provato, è arrivato però un altro sinistro a segno per Yankee, altro calcio sinistro a bersaglio per Yankee, che alza il braccio, potrebbe tranquillamente essersi aggiudicato lui questo quinto round, lo spagnolo Valery Yankee. Sentiamo l'angolo di Sarrizzu. Devi stargli vicino, e dai ritmo, sennò devi doppiare il gol, troppo lontano e sempre saito, forza, convinzione, convinzione. E rivediamo allora qualcosa del quinto round. Inutile insomma ribadirlo, lo hanno appena detto dall'angolo. Sarrizzu sa quello che deve fare per provare a vincere questo match. Se non riesce a farlo, ovvero se non riesce a stare costantemente vicino, attaccato, come abbiamo sentito dire Salvatore Cherchi ai Yankee, allora potrebbe non avere tante chance di venire alla fine premiato lui dai giudici. Sesta ripresa, ci avviciniamo al giro di boa del match, con l'impressione personale che Yankee stia facendo sino a questo momento qualcosina in più rispetto a Sarrizzu. Il pubblico forse si rende conto che non è facile stasera per Sarrizzu, sta cercando di dargli insomma tutto il suo calore, tutto il suo appoggio. Però il match è ancora lungo se insiste nell'attaccare Sarrizzu e Yankee cede un attimo, può cambiare assolutamente tutto. Destro e sinistro sono andati a bersaglio dai Yankee. Si chiude e anche si protegge bene quei gomiti dai possibili montanti al corpo di Sarrizzu e Yankee. Attaccato!
solo che adesso è Yankee che addirittura in realtà fa muovere Sarrizio. L'altro perde Sanguina leggermente dal sopracciglio destro Yankee. Quasi a metà del sesto round, continua a girare intorno Yankee, ogni tanto si pianta e prova a scaricare qualche colpo. E adesso arriva da vicino Sarrizio, riesce a toccare con un destro anche se non particolarmente caricato. Sinistro improvviso ma fuori misura di Yankee, fuori misura però anche il diretto destro di Sarrizio, poi riprova con il gancio sinistro, ancora col gancio sinistro, Sarrizio che in questa fase è riuscito finalmente ad accorciare un po' il destro di Sarrizio, subito anche però il sinistro di Yankee. Adesso più aggressivo Andrea in questa ultima parte, due mani lavora ma va fuori misura, resta fuori misura Yankee. Mette per primo dentro il sinistro facendo però solo sbarramento lo spagnolo di origini bielorusse. Si sottrae al montante sinistro di Yankee Sarrizio, arriva però questo violento gancio sinistro dalla media distanza per Yankee. Cerca di incrociare col destro Sarrizio, fuori misura anche il gancio sinistro di Yankee, ripresa molto equilibrata che si è infiammata nella parte conclusiva, la cosa più vistosa se vogliamo quel gancio sinistro di Yankee negli ultimi praticamente 10 secondi del round. Siamo al giro di boa del match, potrebbe avere qualcosa a suo favore in questo momento dai tre giudici Valery Yankee contro un Sarrizio che ha la consueta grande generosità, sin qui fisicamente insomma atleticamente anche molto bene Sarrizio, ma stessa cosa per Yankee, il problema è che Sarrizio contro un avversario più alto di lui di 7 centimetri, che poi in una categoria insomma come quella dei Mosca dico sono anche tanti, fa fatica un po' perché sbarra bene col diretto destro Yankee, un mancino sempre difficile da affrontare, quindi è un po' perché si ritrova spesso lontano con l'avversario, quindi fuori dalla sua portata. Già iniziato il settimo round, adesso il peso specifico di ogni ripresa ovviamente aumenta. Il solito diretto destro fuori di Yankee, poi ficcante ad andare a bersaglio col gancio sinistro, e entra complessivamente sin qui, nel senso che ha trovato il bersaglio con un po' più di frequenza rispetto a Sarrizio Yankee. Spara questo nuovo sinistro, poi però d'incontro anche Sarrizio cerca di scaricare ancora il gancio sinistro. Ancora lavora con il sinistro Sarrizio, il diretto destro poi però di Yankee sa anche ben caricare. Due mani ha provato Sarrizio, resta a metà strada Yankee con il sinistro ma anche Sarrizio con il destro. Più presente comunque adesso rispetto alle riprese precedenti Sarrizio, anche un po' più incisivo, di nuovo aveva toccato un po' con il sinistro, altro gancio sinistro però a segno al volto per Yankee. Adesso però ecco è davvero vicino in questa ripresa. Sta ben interpretando il copione che deve interpretare Sarrizio, anche a costo insomma di prendere dei rischi due volte a segno col destro Sarrizio.
segno Sarrizzu con il gancio destro dalla media distanza. Ora Sarrizzu protende in avanti il destro, il gancio sinistro a segno per Sarrizzu. Adesso un pochino in affanno sembra essere invece proprio Valery Yankee, si protegge anche con la spalla, usa il mestiere un po' per arrivare al termine di quella che mi è sembrata la miglior ripresa di Andrea Sarrizzu. Ancora il sinistro portato dal largo che entra a bersaglio per Andrea. La settima ripresa è stata, a mio modo di vedere, la miglior ripresa per Sarrizzu. Potrebbe con questo settimo round accorciare le distanze, insomma, e rimettersi in carreggiata. Guardandoli in faccia sembra oltretutto decisamente più fresco Sarrizzu rispetto a Yankee. Non pensare, stanco sei tu e stanco stanco. Vediamo se già il prossimo round, il numero 8, conferma questo possibile trend. Era partito per niente male in realtà Yankee, che è però poi un po' calato. Forza, forza. Ok, perché se no ti boxa, ok? Ma da vicino, non da lontano. E quando sei vicino ti scatto tutto di scatto, senza cadere. Forza. Ottavo round che inizia in questo istante. È ancora lunga, ma insomma viene da un buon settimo round Sarrizzu. Deve continuare, insomma, a crederci. Il sinistro di Sarrizzu che ha provato mentre due colpi in serie, almeno il secondo sembra essere entrato. Ora Sarrizzu prima sotto e poi sopra, dove trovano porticina aperta. Ora col sinistro più presente, adesso riesce a stare sempre attaccato a un avversario che ha forse un piccolo passaggio a vuoto dal punto di vista atletico. Ancora Sarrizzu e arriva con un altro sinistro dalla media distanza. Si comincia a vedere anche meno adesso il diretto destro di Yankee. Potrebbe non aver dosato benissimo le energie, gli è costata molto in termini di energie per l'opera di sbarramento fatta benissimo per almeno, insomma, 4-5 riprese. Cerca di braccarlo adesso Sarrizzu, deve prendersi poi anche un destro un po' appoggiato anche lui. Ancora prova col diretto destro, rimette ora per un attimo fuori Yankee. Ultimo minuto dell'ottavo round, incrocio di sinistri, tocca prima Yankee e poi Sarrizzu, destro e sinistro perfettamente a segno. Adesso due colpi buoni per Yankee. Destro e sinistro al volto, ci riprova Sarrizzu, un match che si va facendo ora molto molto duro. Accettano entrambi il confronto. Sarrizzu con esperienza fa una trattenuta per impiattare un attimo e poi ributtarsi all'attacco. Il diretto sinistro era per Yankee dopo che Sarrizzu era invece andato a vuoto, ma di nuovo Sarrizzu destro e sinistro, schiva per due volte i tentativi di Yankee, il destro e sinistro di nuovo a bersaglio Yankee. Gran bella ripresa questa numero 8 con, insomma, momenti favorevoli a entrambi, una pressione costante da parte di Sarrizzu, è uscito però bene negli ultimi. Mi dico una cosa, siamo sotto.
devi darlo pressato. 30-40 secondi gli Yankee. Pressato, devi mettere i punti, non cadere. Se fai questo per 3 round vinci il match. Forza, dai. E puoi farlo, dall'angolo di Sanrizio vi invito a insistere, a rischiare se possibile. Forza, ma ci vuole ancora qualcosa, qualcosa in più, l'impressione di essere al momento sotto nel punteggio, però è un servizio della seconda parte del match a partire dal 7° round sicuramente migliore rispetto alla prima. Potrebbe in effetti ancora avere delle margini a suo favore Yankee, ma non è più quel match che sembrava poter volgere decisamente dalla parte dello spagnolo come sino, diciamo, al 5°-6° round. La nona e quart'ultima ripresa già iniziata. Col sinistro Yankee, per non far avvicinare naturalmente Sanrizio. Prova Sanrizio, destro e sinistro, ben chiuso però a riccio in questa fase Yankee. Diretto destro, il quale tocca ancora Yankee, anche il buon sinistro per linee interne, cerca di reagire subito anche Sanrizio. Il diretto destro, fatto dal pugile sardo, appoggiato col sinistro, ha cercato quindi un'altra volta col diretto destro nel mezzo, anche un paio di tentativi per gli Yankee. Prova ancora col sinistro, a segno con questo destro ben disteso Sanrizio. Deve accettare, deve imporre quasi all'avversario il testa a testa, ancora il gancio destro, bene avversario per Sanrizio, con gli Yankee che ha l'impressione anche di averlo un po' sentito. Ancora con il destro arrivato per un attimo anche Yankee, prova a scuoterlo ancora con il sinistro Sanrizio. Ancora dal largo con questo sinistro dal basso verso l'alto che spesso fatica Yankee a leggere. Già nell'ultimo minuto del round lavora meglio, è più attivo Sanrizio, che riesce a toccare ancora dalla media distanza con un diretto destro. Insiste Sanrizio, 2 colpi per lui, uno poi ne cerca in replica col sinistro anche Yankee. E Yankee tocca col diretto destro e poi doppia anche con il gancio sinistro. Cerca ancora di insistere con il sinistro Yankee, Sanrizio gli sta aggrappato, lo pressa, a questo punto anche Yankee accetta il corpo a corpo e tira fuori questo gran sinistro qualche istante fa lo spagnolo, con Sanrizio che non fa però una piega, altro sinistro, ancora il gancio sinistro di Yankee, ancora Yankee che 2 volte castiga Sanrizio, ripresa che credo si possa assegnare a Yankee, è stato molto generoso Sanrizio, ma ha rischiato di prendere il largo. Respira, nella parte conclusiva della ripresa lo spagnolo. Okay? Forza. E si è buttato all'assalto in qualche circostanza quasi allo sbaraglio in questo nono round e ha rischiato abbastanza. Sono dovuto incassare quantomeno 2 sinistri pesanti Sanrizio nella parte conclusiva del round. È difficile che ti metta a colpi. E rivediamolo. Questo lo ha sentito. Poi beh, la reazione, poi ne arriverà anche un altro avversario per il 37enne spagnolo, un classe 76 proprio come Andrea Sanrizio. Terz'ultimo round che inizia in questo istante, deve tirar fuori Andrea in queste 3 riprese tutto quello che ha, che a questo punto potrebbe non essere in vantaggio Sanrizio, potrebbe esserlo ancora Valery Yanchi subito
a timbrare con un sinistro poderoso Yankee, anche il sinistro al corpo, un altro gancio sinistro di Yankee che ha iniziato con grande furia agonistica questo terz'ultimo round. Ancora Yankee con il gancio sinistro a far indietreggiare di qualche passo Sarrizu. Ormai accetta la battaglia a costo, insomma, giustamente dico io, anche di rischiare di finire lui KO. Altro sinistro di Yankee, il montante sinistro dello spagnolo, un altro gancio sinistro, un altro paio di colpi. Sarrizu che sembra in difficoltà. Invece cerca di reagire il guerriero sardo, l'urlo del pubblico di Tortolì per Sarrizu. Ha passato brutti secondi in questo avvio di decima ripresa. Ora sta lì attaccato, cerca anche di recuperare un po'. Il sinistro di Yankee poi anche riesce a mettere il diretto destro, altro destro terribile, due volte col montante sinistro Yankee. Quindi a due mani in assiste lo spagnolo. Il sinistro anche di Sarrizu, match che è diventato durissimo in questa sua tranche conclusiva. Siamo quasi nell'ultimo minuto della ripresa. Yankee ancora esce dal corpo a corpo, entra con altri due o tre colpi. Ancora il diretto destro di Yankee, testardamente continua a venire avanti a prendere però colpi Sarrizu, altro montante sinistro e poi anche doppiandolo con il destro Yankee. Il sinistro per Sarrizu, interessante questo destro dall'interno non lontano dal mento, avversario per Andrea. Si butta avanti, va completamente fuori misura Yankee che poi va lui a cercare il contatto, a legare per guadagnare qualche secondo. Ultimi rintocchi della ripresa. Stretto, ripeto, a prendere grandi rischi Sarrizu, si prende altri tre colpi, molto caricato l'ultimo sinistro, esulta Yankee e in effetti io credo che si meriti sicuramente lui questa decima ripresa, se l'è vista abbastanza brutta, in particolare nel primo minuto Sarrizu che poi ha avuto una reazione straordinaria. No, fai questa ripresa. Non sono più in grado, dice Andrea Sarrizu, un po' scoraggiato. Mettiamoci convinto, non andare indietro con le mani basse. Okay. Sembra un po' scoraggiato, un po' rassegnato Andrea Sarrizu. Deve provarci finché ne ha fino all'ultimo. Dammi niente, guardiamo le coglioni. Sardo malo. Guarda che non è che Sardo malo. Cercano insomma di tirarlo un pochino su di morale, ripeto, non belle queste parole pronunciate da Andrea Sarrizu. Un attimo di scoramento, speriamo che tale soltanto sia stato undicesimo e penultimo round. A questo punto però Sarrizu, se vuole sperare in qualcosa, deve assolutamente vincere queste ultime due riprese, altrimenti insomma è abbastanza difficile che i giudici premino lui e non Yankee. In caso contrario è tutto da vedere. Il sinistro sparacchiato da Sarrizu, almeno parzialmente a bersaglio. Mai è un corpo a corpo costante, non ha più tantissime energie da spendere anche Yankee, non può più cercare di portarsi a spasso per il ring Sarrizu per starne il più lontano possibile. Il pubblico incita Sarrizu che
insiste nel corpo a corpo ma non riesce a trovare varchi interessanti. Il montante sinistro portato invece da Bianchi, il destro di Bianchi, c'era stato in appena prima anche quello di servizio a due mani Bianchi. Rizzo cerca rimontante al corpo, va fuori però misura con il, quindi con il sinistro, trova immediatamente il contatto con Bianchi, mette per primo fuori le mani ma non riesce ad andare a bersaglio, poi invece addirittura sembra riuscirci Bianchi. Da destro ancora cercato da Sarrizzo, cerca anche di doppiare destro e sinistro però dalla media distanza perfettamente a segno quindi per Bianchi. Ancora Bianchi tocca per primo con il diretto destro e adesso si rimette anche a correre per il ring lo spagnolo dopo aver cercato di rifiatare un po' quel insistito corpo a corpo. Gli va sopra col sinistro, lo schiaccia anche un po'. E qui sicuramente è stato anche tatticamente bravo lo spagnolo, è riuscito a far valere insomma i suoi centimetri in più e la sua maggiore altezza, è riuscito spesso ad imporre a Sarrizzo un match sul terreno a lui più favorevole della media e lunga distanza. Scambio pericoloso di colpi per entrambi, la grinta di Sarrizzo in una ripresa molto molto equilibrata. Questa numero 11 ha quantomeno tenuto testa Andrea al suo avversario, deve insistere, fare qualcosa se possibile ancora meglio nel dodicesimo e ultimo round. Per bene, convinzione di quello che fai, movimento di tronco, convinzione, metti colpi. Ci siamo allora al dodicesimo e ultimo round. Sono ancora tre minuti nei quali Sarrizzo deve fare il possibile. Forza Andrea, insomma, cercare di aggiudicarsi questa ripresa e poi lasciare insomma ai giudici la patata bollente. Dodicesimo e ultimo round, già iniziato a Tortolì. È vacante il titolo europeo dei pesi mosca, insomma tra qualche minuto sapremo chi se ne impossesserà, se Bianchi o Andrea Sarrizzo. È stata una ripresa molto dura la numero 9 e anche la numero 10 per Sarrizzo, che ha invece quantomeno tenuto botta all'avversario nel round precedente. Bianchi che probabilmente sente di avere qualche punto di vantaggio a questo punto e potrebbe averlo, sta cercando di far passare i secondi, di boxare il meno possibile Sarrizzo, che deve attaccare, insistere sino all'ultimo secondo per sperare di convincere i giudici, che certamente generosi con lui non furono un anno fa nel tiratissimo pure al pari di questo match che pure valeva l'europeo contro Olteanu. Ci prova Sarrizzo il diretto destro a segno per il pugile sardo, si allontana, cerca di star di nuovo fuori dalla sua portata. Adesso Bianchi deve incalzarlo Sarrizzo, le cose migliori sono quei destri dritti dalla media distanza per Andrei questa serata. Due mani Sarrizzo, ancora il sinistro dal largo, altro sinistro a segno per Sarrizzo, poi anche il diretto sinistro di Bianchi. Bel match ad ogni modo, dopo un paio di riprese insomma di studio, quasi le prime due, è stata una battaglia. E manca ormai poco meno di un minuto alla conclusione. Il diretto destro ancora
almeno parzialmente a segno per Sarrizzu, ma anche la reazione di Bianchi. Ancora sinistro per Sarrizzu, la reazione per Bianchi. Sarrizzu che rimette subito avanti le mani, Bianchi però con una serie di due colpi. Gli ultimi 20 secondi, ci prova ancora Sarrizzu col sinistro e poi col destro. Nel mezzo però anche le repliche di Bianchi che cerca insomma di tenere di avanti le mani. Vuole impedire insomma a Sarrizzu di finire meglio la ripresa. Sarrizzu cerca di farlo, rincorre fino all'ultimo secondo il suo avversario. Potrebbe essersi aggiudicato comunque quantomeno questo 12° round Andrea Sarrizzu, che ha chiuso il match mostrando di avere qualche energia in più rispetto a...